averci dato la possibilità di far parte di questo gruppo di lavoro e ovviamente anche come struttura che si mette a disposizione per garantire questo evento dopo dei tristi eventi che sono successi a voi come Salaria Sport Village. Perché è vero che le piscine adesso ce ne sono tante a Roma, però a caro prezzo. E quindi direi che per noi questo è un punto di partenza. Anche perché il Salaria ha quasi 5 milioni di litri d'acqua da gestire e quindi è determinante, importante che si conosca a Roma, che si conosca in Italia, che si conosca nel mondo. E perciò noi ben volentieri mettiamo a disposizione la struttura per tutti gli eventi che vorrete, non solo per la Federazione Italiana Moto, per la FIMP, ma anche per la FIC, per la Federazione Italiana Canottaggio e così via. Quindi, ben vengano queste cose. Io mi scuso già in partenza se c'è qualche piccola defiance, però sapete tutti che siamo stati anche oggetto di esondazione e quindi, questo è il 14 novembre, e quindi delle tecnologie che abbiamo già testato, le stiamo continuamente testando, adesso vengono messe a dura prova da 232 atleti e quindi può darsi che qualche buco nero, qualche bug c'è. Comunque noi abbiamo lo staff di alto livello e crediamo di risolvere i problemi se ce ne saranno. Bene, io vi ringrazio a tutti e vi aspetto. Grazie. Sicuramente sapremo apprezzare comunque.